quello che è accaduto è che era una violenza premeditata. Cioè loro erano partiti con l'intenzione di ucciderci. Quindi non riguarda lo stupro, è una cosa che va al di là lo stupro. Roma, 29 settembre 1975. Gianni Guido tira fuori una pistola, puntandola verso Donatella e Rosaria. Così ebbe inizio l'incubo per le due ragazze. Guido e Angelo Izzo raccontano di far parte della banda dei Marsigliesi. Per spaventarle ulteriormente le avvisano dell'arrivo di un certo Jacques, alias Andrea Ghira, il loro capo, un uomo terribile e mandante del rapimento delle due giovani. In realtà i ragazzi non facevano parte di nessuna banda, ma erano dei rampolli della Roma Bene, i famosi pariolini. Le due ragazze si trovano in una villa sul promontorio del Circeo e una volta costrette ad entrare dentro vengono portate in un bagno angusto e senza aria per essere poi spogliate di tutto quello che avrebbe potuto renderle identificabili: vestiti, anelli e documenti. I ragazzi le scherniscono tutto il tempo, le deridono, come fossero oggetti senza sentimenti. I ragazzi della Roma Bene sapevano esattamente cosa stavano facendo. Era tutto preparato. Avevano un piano e volevano portarlo a termine. Da lì, le ragazze non dovevano uscire vive. La loro mente era fredda e spietata. I due ragazzi le costrinsero ripetutamente ad avere rapporti orali con loro e mentre loro continuavano ad implorare di essere lasciate andare, i due spietatamente ridevano compiaciuti, prendendosi ancora gioco di loro. Donatella e Rosaria passarono così la notte, nude, al freddo, chiuse a chiave in bagno, abbracciate per farsi coraggio, con la paura che i loro aguzzini aprissero la porta per prelevarle. Per più di un giorno e una notte, le due ragazze saranno violentate, seviziate, massacrate, insultate dai tre. È il 30 settembre. Dopo aver fatto uso di droghe, aumentando così il loro livello di violenza interna ed eccitazione, i due giovani ricompaiono, iniziando a colpire le due ragazze con calci, pugni, schiaffi. Le suppliche delle giovani alimentavano solo la loro rabbia, la forza e la foga con cui venivano colpite. Andrea Ghira, il capo, raggiunse i propri amici nella sua villa solo nel primo pomeriggio. Inizialmente non fu cattivo con le due ragazze, anzi, promise loro che le avrebbe riportate a casa, ovviamente a patto che non raccontassero nulla. Chiese addirittura alle due ragazze se volevano andare a letto con lui, senza insistere, ma poi anche la sua maschera crollò. Costrinse le ragazze ad avere rapporti tra loro e dopo averle obbligate ad abbracciarsi, scelse Rosaria per portarla in un'altra stanza e stuprarla. Da quella stanza uscirono prima le urla strazianti della giovane e successivamente Rosaria, con il sangue che colava tra le gambe. Una volta tornati tutti nella stessa stanza, dato che Donatella e Rosaria continuavano a implorare di essere liberate, i ragazzi decisero di addormentarle, iniettando per ben tre volte del liquido rosso nelle loro vene, cosicché non avrebbero disturbato durante il viaggio di ritorno. Purtroppo il liquido non fece effetto. Separarono così le due ragazze. Quella fu l'ultima volta che Donatella vide Rosaria viva. Rosaria venne portata in un altro bagno al piano di sopra della villa. Donatella prima sentì il rumore dell'acqua nella vasca, poi dei rantolii e infine il silenzio. Rosaria, dopo essere stata intorpidita da Izzo e Guido, morirà affogata nella vasca da bagno. Nel frattempo, nell'altra stanza, Donatella continuò ad essere colpita da Ghira, che in un momento di raptus le cinse il collo con una cinta di cuoio, quella dei pantaloni. Iniziò a stringere sempre di più e a trascinarla per tutta la casa. Donatella racconta che Ghira tirò talmente forte la cinta da strapparla. La ragazza svenne per un po', ma una volta ripresa si ritrovò davanti tre aguzzini, che ripresero a colpirla ancora più forte. Ghira ad un certo punto, ridendo, disse addirittura una frase: «Ma questa non muore mai». Donatella, allora, capì che per porre fine alle sevizie c'era un unico modo. Quello fu la sua salvezza.
E sì, quella è la cosa che mi ha salvato, proprio di non avere paura di rimanere costante e cercare una cosa che mi poteva dare la salvezza, stare ferma, fingermi morta.